al Milano Winter Show anche Eleonora Taviani, organizzatrice di grandi concorsi, fra cui la tappa di Coppa del Mondo a Fiera Cavalli. Innanzitutto, ci puoi raccontare com'è stato il concorso di Verona? Ma normalmente dovrebbero essere spettatori e cavalieri che dicono com'è stato. Dal backstage è stato, direi, abbastanza pesante, però molto gratificante, perché penso che avere il sold out da 3 settimane prima su tutte le tribune, vedere soprattutto nel padiglione 5, quello dei giovani, l'entusiasmo e quanta gente c'era, ragazzini veramente felici. Poi quando c'è stato l'incontro tra i campioni top 10, il numero 1 Scott Brush e di ragazzi, è stato veramente qualcosa di molto carino. A me è sempre piaciuto occuparmi dei giovani, non ho mai potuto farlo in Italia, mentre invece riuscivo a farlo all'estero, e direi che sono molto contenta di questa cosa. C'è una domanda che vorrebbero fare tutti e solo lei, come direttore del Club dei Cavalieri, può rispondere. Come mai a Doha i cavalieri francesi non hanno montato col lutto al braccio? Innanzitutto stanno montando adesso a Stuttgart con il lutto. A Doha c'era, intanto le notizie non arrivavano in tempo reale e viene in francese, c'era il décalage, c'era anche una differenza di orario, quindi quando qui succedevano le cose là erano già avanti con il concorso. E poi si trovavano anche in un paese arabo, non sapevano quali potevano essere le reazioni. Questo però non vuol dire che i cavalieri francesi non fossero con il cuore e con il pensiero in Francia, e per essere onesti non trovo neanche corretto che certi giornalisti della stampa internazionale abbiano osato dire che ai cavalieri francesi non interessasse quello che succedeva in Francia. Non è vero, ho avuto modo di parlare con loro, erano tutti molto toccati, molto scioccati di quello che era successo, e sicuramente sono ancora oggi molto vicini alle famiglie delle vittime. Forse ci voleva una presa di posizione della Federazione Internazionale. Ma sai, la Federazione Internazionale davanti a queste cose può agire a tempi lunghi. Al momento tutti noi eravamo molto esterrefatti di quel che stava succedendo, non si capiva realmente che cosa fosse successo. Quindi sai, col senno di poi è facile dire si sarebbe dovuto far così, si sarebbe dovuto far cos'ha. Quello che possiamo dire oggi è che non solo i cavalieri francesi, ma tutti noi, lo sport è vicino ai vicini francesi, è vicino alla famiglia delle vittime, e soprattutto tutti gli atleti, tutti indipendentemente dalla loro bandiera, sono contrari al terrorismo. Perfetto, grazie mille. È un piacere.